Qui centralino di stabilimento. Si informano tutti i reparti che è in corso un'attività formativa presso il campo prove. Il Safety Competence Center di Gela è il nuovo centro di eccellenza ENI che eroga servizi per la gestione e il miglioramento della sicurezza sul lavoro in tutti i siti ENI in Italia e anche all'estero. Inoltre, attraverso il centro di competenza, con la piattaforma polifunzionale di addestramento, siamo in grado di offrire anche dei corsi nel campo antincendio altamente qualificati e corsi di formazione sulle tematiche salute e sicurezza. E pensare che 3 anni fa il Safety Competence Center era solo un progetto, per alcuni un sogno. Si trattava di riqualificare un gruppo di lavoratori colpiti dalla trasformazione industriale in corso, con la riconversione della raffineria tradizionale nella Green Refinery, per proiettarli a ricoprire posizioni in tutti i nostri siti, portando competenze e passione in un nuovo mestiere. È stato sicuramente un progetto di successo, infatti oggi quel progetto e quel sogno è diventato una realtà. Ed è questo grazie sia alla capacità di vedere lontano e allo spirito iniziativo dell'azienda, che ha investito sulle criticità cogliendo delle opportunità, puntando non solo sulla riconversione industriale del sito, ma puntando sullo sviluppo di nuove competenze. Grazie anche all'entusiasmo, alla passione, alla tenacia dei lavoratori interessati che hanno accettato la sfida del cambiamento, ponendosi in gioco e puntando sul loro sviluppo professionale e sul loro futuro. Devo dire che in così poco tempo siamo riusciti a formare 140 esperti della sicurezza. Io, come responsabile Safety Competence Center, sono orgoglioso di questi ragazzi e devo dire che grazie a questa nuova realtà oggi siamo in grado di offrire al nostro business nuove soluzioni, nuove proposte, anche innovative, come ad esempio quello del patto per la sicurezza con l'impresa appaltatrice, che è una vera e propria partnership tra ENI e le imprese terze in una gestione congiunta più motivata e consapevole della sicurezza attraverso anche azioni di miglioramento concrete e efficace.